cugino Adriano. Ciao, piacere Adriano. Piacere, Luca. È qui per una vacanza. Oh, davvero? Che ne pensi, un giorno di questi ci andiamo a prendere un caffè? Se non ho troppi impegni, va bene, con piacere. Comunque, buona permanenza. Grazie, grazie. Divertiti. Grazie. Ti presento mio cugino Francesco. Ah, Francesco mio, finalmente ci conosciamo. Ti posso chiamare Ciccio, ti chiamo Ciccio, perché sei di famiglia. Dici qua noi del sud, come siamo così, a piazza e basa, come dice mia nonna, eh. Fai conto che siamo fratelli, ma al sistema di capiglie. Dice tu sei di Milano, come sei abituato ai grattacieli, alle cose. Dici vuoi provare l'ebbrezza ad andare a vendere il pesce per strada? Ti do il mio tre ruote, compa. Compa, io ti vedo, tu sei solare, sei amichevole, tu sei fatto per stare qua, compa. Anzi, ti dobbiamo dare la cittadinanza, compa. Parlo col sindaco, ti diamo le chiavi della città. Ma fatti toccare, fatti toccare. Mi chiamo comunque, ti vedo magro. Stai bene, stai in forma, ci mancherebbe, ma devi mettere un poco di pancia, compa. Ti porto qua dallo zio Tano. Lo zio Tano è un bravissimo, compa. Ti fa ingrassare in due giorni. Ha una dieta accurata, solo arancine. Pranzo, cena e colazione, compa. Poi vieni in mia e ti faccio fare un caffè di Anna. A un certo punto ti perde e non sai più dove andare. Ti do il mio numero, anzi, compa, vieni qua. Questo è il mio telefono, prenditelo, compa. Io tanto ne ho un altro a casa. Dice, a un certo punto hai bisogno di soldi? Quello no, che siamo più scarsi di voi. Infatti noi veniamo al nord a lavorare. Dice, che ci facciamo al sud? Mare, sole, amore, ma... I valori, compa, noi qua vendiamo i valori. Tu dici, voglio comprare cecchini di valori. Eppure quelli vuoi comprare, compa, la capità. Dici, cecchini di valori. E a Milano c'è la vede il mare. Dici, che dovete avere il mare? Non avete neanche l'aria pulita. Dici, compa, con tutto il rispetto, sei bellissimo, compa, ma sei tu troppo gianno. Come si dice poi da voi? Troppo pallido, scusa. Perché voi non ce la vedete il sole? Voi avete la nebbia, lo smog. Che tutte queste cose, io l'ho studiate, fanno l'effetto... Capito? Devi prendere un poco di sole, compa, te ne vai in spiaggia, ti dico io dove devi andare, trovi due belle siciliane, compa. Certo. E poi, ah, e gira l'economia, bravo! E che fai di lavoro, e che fai? L'orefice, praticamente, produciamo. Madonna mia santa, fa l'orefice! Allora, compa, io c'ho una cugina che ti devo fare conoscere, ha 55 anni, però ancora di quelle tutte pratica chic, top, compa, come si dice da voi? Top! Te la devo fare conoscere, vi dovete maritare, va bene? Questo lo facciamo entrare in famiglia! Io te lo amo, lo amo! E la famiglia dove ce l'hai? Dove c'è? Milano, Milano. Lasciali perdere, quelli di Milano, compa, qua ti devi stare da noi, compa. Perché ormai qua sei di famiglia. Compa, qua siamo fatti così, siamo ospitali, fratelli, dice bene di fratelli, siamo compa fratelli. Picciotti, potete vedere altri video come questo nella pagina Romeo. Se non volete perdervi i prossimi lavori, mettete mi piace alla pagina e se vi è piaciuto questo video condividetelo. Così faremo altri episodi della serie Differenze Italia-Sicilia. Ciao, bigiazze!